pomeriggio e bentrovate cari amiche e cari amici. Oggi video spesa della Lidl. Ormai sono la signora della spesa e mi viene da sorridere perché ultimamente su YouTube vedo le grandi e veterane YouTubers che si cimentano con il video spesa e la cosa insomma mi ha fatto un po' sorridere perché per noi è pane quotidiano, come si dice. Un chilo di albicocche a 1,99 euro, 1,31 euro le banane, sono 5, a 2,49 euro questo chilo e mezzo di patate a buccia gialla e a pasta gialla, che sono ottime sia in forno che fritte che bollite, quindi le patate sempre a casa mia abbondano. 1,99 euro per queste cipolle IGP di Margherita di Savoia, la cipolla Margherita era in offerta a 75 centesimi, questo etto di mix orientale, questa insalatina, ed erano ugualmente in offerta questi pomodori datterini a 89 centesimi la confezione, quindi meno che all'Ins dove ieri vi ho mostrato il video spesa, lì costavano 99 250 grammi, qui invece 89 centesimi 250 grammi la confezione. È in offerta a 1,39 euro la coppia, quindi meno, poco più di 60 centesimi a bottiglia, una bottiglia è 700 grammi di passata, a 1,39 euro la coppia, un ottimo prezzo per la Mutti, che è una delle più buone, una delle passate più dolci e amabili, cremose, omogenee come polpa, senza bucce, senza semi, sempre a casa mia. Anche la Petti è molto buona, però era molto più conveniente questa, pur essendo ancora presente al Lidl come selezione regionale della Toscana. A 1,49 la confezione c'erano i lamponi italiani e i mirtilli, sono 125 grammi a confezione, mentre a 1,89 euro le more, sempre italiane. A 1,99 euro la mega pagnotta, questa bella morbidosa, che è una pagnotta di semola di grano duro. A 1,99 euro ho preso questo gelato con fragola e delle piccole meringhe. A 1,99 euro i simil maxi bon, sono 6. A 1,79 euro le 4 coppette che ricordano la coppa del nonno. A 6,99 euro ho fatto la cavolata, però ho preso i filetti di orata che sono in promozione dalla prossima settimana, l'ho visto ora sul volantino. Comunque qualche filetto di orata da fare velocemente in padella per emergenza in settimana ce l'ho. Un litro di latte 95 centesimi, per 2,79 euro queste tre mozzarelle di latte di bufala, solo latte italiano, però queste le utilizzo per fare la pizza. Mentre per mangiare in insalata prendo queste a 4,69 euro, sono 500 grammi netti sgocciolati di mozzarella di bufala. A 1,69 euro i simil tarallucci, 95 centesimi i dischetti di cotone. A 5,99 euro, ahimè era l'ultima nel totem, questa confezione di peso forma con queste barrette cioccolato e al cuore di cocco. Due barrette sostituiscono un pasto ed equivalgono a 233 kcal, ma io le ho pensate per portarmi in ufficio a volte per spezzare la fame. Peccato perché ne avrei comprate molte di più. A 2,19 euro ho preso queste esche per formiche della Raid, già acquistate in passato, comprate in altri supermercati, molto più care altrove, qui ottime e quindi prese. A 99 centesimi ho trovato, e non li avevo mai visti prima, questi doccia gel da uomo, 2 in 1. Questa ad una profumazione marina, proprio una profumazione maschile molto forte, ma un sentore
di mare, leggermente speziato, rivitalizzante, tutto in uno, ottimo per andare in palestra. Questo invece è un profumo molto più speziato, sento dell'ambra, della vaniglia, è molto buono, sono classici profumi maschili. E c'erano altre due varianti, una verde e sempre nera con il rimando azzurro sulla sommità. 99 centesimi, ottimi da avere nella sacca da lavoro oppure nella sacca dello sport. A 6,99 euro ho preso questo bellissimo cesto portafrutta nel color pastello, questo color menta. La forma e la sagoma ricorda molto quello uscito anni fa da IKEA, che è molto bello, ma costa sui 14,99 euro o 19,99 euro, mi sembra di ricordare, è color acciaio. Era presente anche la variante acciaio al Lidl, ma io ho preferito prendere questo color verde menta proprio perché si sposa bene con i colori della mia cucina e inoltre è un compagno del portafrutta che era presente qualche settimana fa da Lidl. E ad ora vi parlo della nuova linea Sien Premium. Di questa ho visto che già Luciana nel suo canale, a cui mando un bacio, l'UL, veramente devo dire che è stato Ziri, è stato il marito di Luciana a individuare per primo questo sapone liquido per mani al pepe nero, e quindi il merito va tutto a lui, però Luciana lo aveva già fatto vedere in un suo video spesa e io ero basita perché da me, che è sempre fornitissimo, mancava questa linea. L'ho vista in velocità volta scorsa, ma oggi insomma mi sono fermata e li ho comprati. Qui c'è una nota speziata e decisa del pepe nero e io vado ad annusare. Qui, se vi piace il pepe, è buonissimo. Tra l'altro questa linea, oltre ad avere un pack molto accattivante, guardate questo fondo marrone ambrato con questo verde acqua della scritta, lo rende anche elegante da lasciare in bella mostra sul vostro lavabo. A base di ingredienti pregiati, è una fragranza decisa e speziata. Sono 500 ml di prodotto, ma costano molto di più rispetto alla classica linea a 99 centesimi. Questa costa 2,79 euro per questa profumazione che devo dire è tipicamente maschile, con questa nota pepata molto pungente ma veramente suadente. La seconda profumazione è questo gelso e citronella, è una fragranza fresca e fruttata, prevale il fiore bianco e infatti mi è venuto subito alla mente l'albero di Giada, il profumo dell'erbolario che ho comprato, vi lascio al limite la scheda del video. Il profumo lo ricorda molto, è molto fresco, è molto delicato, dice che la nota delicata del gelso incontra l'inebriante profumo della citronella per offrire una coccola quotidiana per pelle e sensi, deterge delicatamente, mantiene anche l'idratazione grazie a questa selezione di ingredienti ricercati, bellissimi anche da avere veramente sul lavello anche in cucina, per dire, questa la potrei tenere in cucina visto che io ho il grigio, ho questo verde menta, questo verde acqua, bellissimo anche il pack con il dosatore con questa parte cromata. Vi mostro l'ultima profumazione, arancia e rosa, sempre una fragranza fruttata e floreale. Mamma mia, questa è molto
è molto particolare anche questa, c'è una nota è buonissima anche questa, sono delle profumazioni spettacolari. Nota agrumata dell'arancia incontra la delicatezza della rosa, ma c'è un fondo quasi vanigliato che fa un mix eccezionale per offrire questa coccola immediata sia alla pelle che ai sensi. Diciamo che è una linea premium di Sien, tutta dedicata forse all'aromaterapia e appunto alla reazione e all'azione di questi profumi sul nostro umore e sui nostri sensi. Insomma, pensato anche all'uomo e ovviamente a delle fragranze più delicate e fiorite, gourmand per le donne, devo dire che Lidl insomma ci continua a viziare e noi siamo molto contente di essere viziate, in questo caso anche per i nostri mariti, i nostri uomini. Il rossetto che indosso oggi è Frappuccino, comprato lunedì scorso nella linea Makeup. Questo colore, vedete, è un bellissimo marrone, idratante, matte ma morbido, molto idratante, cremoso. Lo stick ha quasi un profumo goloso, si stende benissimo, è confortevole, molto confortevole. Mi sto trovando bene. Il colore, l'altro colore è un po' aranciato e non mi sono ancora lanciata, però questo secondo me merita. Il 40 Frappuccino è un bellissimo colore, portabilissimo. Vi voglio talmente bene che ora vi farò un'anticipazione shock, quindi doppiamente fortunate quelle che sono arrivate fin qui nella visione di questo video. Lunedì 3 giugno uscirà tutta la linea PH Bio e comprensivo dello scrub doccia, addirittura tutta la linea dedicata al dopo sole e lenitiva all'aloe, ovviamente il detersivo Winnis che ve ne parlavo nei finiti a 1,19 euro, e per i nostri bambini il doccia gel, guardate, con le principesse, tutto rosa con i glitter per le bimbe e invece azzurro per i maschietti. Quindi ragazze, lunedì 3 giugno, tutte davanti ai cancelli, ore 8, appuntamento ai cancelli della Lidl. Ragazze, anche per oggi questo video un po' pazzo è terminato. Noi ci vediamo come al solito domani. Un grande bacio, ciao!